Dal campo sportivo di Giardinetti c'è aria di derby, Unione Ferrovieri contro Topo, lavoro ferroviario Ciampino. I padroni di casa si schierano con il classico 4-3-3, Grossi in porta, difesa 4 da destra verso sinistra con Torup, De Simone, Pirino e Cesaretti, il centrocampo a 3 con Catino, Capasso e Mattaroccia, l'attacco a 3 sulle fasce Catino, Antonini e l'unica punta al numero 29 Dionisi risponde. La DLF con Siclari in porta, Pelliccioni, Panimolle, Mocciola, difesa a 3 con 1-3-5-2 a centrocampo, Castagna da una parte, Cesarei dall'altra, i tre a centrocampo, Filoni e D'Ambrosio, più spostato il trequartista, il capitano Moro e i due attaccanti saranno Cornetta e Di Iorio. Primo tempo che sta incominciando in questo minuto, attaccherà da sinistra verso destra, la DLF in completa tenuta blu risponde da destra verso sinistra, l'Unione Ferroviari, i padroni di casa con la completa divisa bianca. È iniziata UFR DLF, il derby del dopolavoro ferroviario, con il giro palla subito tra i difensori centrali della DLF che scaricano in avanti a cercare Filoni, il numero 66, che gira palla a centrocampo. Poi scarico su Pelliccioni, esterno, il centrale difensivo alza lo sguardo e serve sulla destra Cesarei. Va dal numero 30 Mocciola, che gira ancora verso Panimolle, numero 88, ancora Mocciola, girisce ora a centrocampo. Scambio a mezzo, tocca per il numero 96 Di Iorio, che la gira in mezzo a due, viene fermato. Può ripartire allora l'UFR con Catino, che viene fermato dall'attacco di tre giocatori in maglia blu. Scarica ancora indietro su Pelliccioni, in avanti il numero 21 Cornetta, cerca il colpo di tacco, non gli riesce, recupera palla ancora l'UFR solo per un momento, perché poi la restituisce alla DLF con un errato cambio di gioco. Poi ancora Catino, può andare via, se ne supera due in diagonale, cercava l'inserimento del fratello, dell'altro Catino, coperto benissimo da Cesarei. Poi può ripartire ancora Pelliccioni, scambia ancora con l'esterno, con il numero 2 Cesarei, che può partire a campo, a spazio, e ne approfitta per salire sulla fascia. Ora è al centrocampo Cesarei, alza lo sguardo, davanti a lui c'è Cornetta, scambio tra i due con Cesarei, ancora Cornetta, palla che non è fuori, vanno giù Cesarei e Cesaretti, esterno destro e terzino sinistro delle due squadre, vengono contusi. Calcio di punizione per l'UFR, l'arbitro non ha dato il vantaggio. Allora sul punto di battuta, tre quarti offensiva, zona di destra, c'è il numero 66 Filoni. Poi lascia la battuta il capitano Moro. Scambio a centrocampo, è uno schema, il cross al limite, fermato dalla difesa bianca. Può ripartire in contropiede con Dionisi, che scarica dietro proprio verso Cesaretti, il numero 3, che alza lo sguardo. Serve in avanti il taglio di Dionisi, troppo profondo, copertura ottima di Pelliccioni. Esce il numero 6, il portiere Siclari, la fa sua. Scambiano Panimolle e Castagna. La verticale sbagliata, recupera palla ancora una volta l'UFR. Solo ancora per un istante, perché la DLF è aggressiva e gira palla tra i difensori con Pelliccioni. Poi ancora Panimolle. Davanti a lui si fa vedere, si abbassa Moro, che riceve ora il pallone. Cambia con Cesarei, poi ancora Pelliccioni. Giro palla tra i centrali, Panimolle. Lancio sulla fascia sinistra a cercare con il numero 66 Filoni. Troppo lungo il pallone, Pirino la copre, la fa sua, rimessa dal fondo. Battuta corta, la rimessa dal fondo, giro palla tra Pirino, che scambia con Toropu.
Pirino poi lascia De Simone, il numero 69, che alza lo sguardo e ne chiama Cesaretti, chiama il pallone. Poi Catino, centralmente sbaglia, palla che torna a lui. Scambiano con il terzino sinistro che è Cesaretti, il numero 3. Poi De Simone, lancio sbagliato che arriva comunque tra i piedi di Catino. Poi ancora avanza Cesaretti, il numero 3. Scambia ancora con il numero 4, Catino, va centralmente. Da Capasso. Poi De Simone, ancora Capasso, gira sulla destra, dove sale il numero 5, Toro, poi lancio in verticale, cercare il numero 22, Antonini, che può partire sulla fascia destra, rientra sul mancino, Antonini, passaggio secco al limite della rigore, anticipato benissimo, qui da Panimolle, c'era Dionisi sul pallone, poi gira palla ancora l'UFR. Mentre ancora la DLF con Moro. Centrocampo, scambio con il numero 96 di Iorio, che perde il pallone attaccato da due giocatori in maglia bianca. E poi Cesaretti ha la meglio e la scarica sul portiere 33, Grossi. Poi De Simone, Catino, poi capitan Capasso, Toropu, ancora Pirino. Giro palla tra i centrali. Ora scarico sull'esterno sinistro che è Cesaretti, attaccato dal numero 21 Cornetta, che riceve ora il pallone, può anche crossare da lì, stop, cross, finta sul sinistro, Catino in rimessa laterale per la DLF con Filoni, scambio con Cesarei, Cornetta va via a Cesaretti, ma il campo è finito, la rimessa laterale sarà per l'Unione Ferroviari. Indietro con De Simone, alza il pallone Mattaroccia, verticale, capisce tutto però Cesare, che stoppa con il piede per la testa, palla che si alza alla meglio la formazione ospite con Filoni, ancora Cornetta, il cross in area di rigore, non c'è nessuno, deviato di testa, può ripartire allora l'UFR, lancio in avanti sballato, ci arriva ancora Cesare, uno contro uno, centralmente si appoggia al numero 30 Mocciola, carina in area di rigore, uno scambio chiuso da Cesaretti, va giù Mocciola, non c'è niente, rinvio dal fondo per l'Unione Ferroviari, pericolosa qui con questo scambio al limite dell'area, il taglio in verticale di Mocciola servito benissimo da Moro, poi scivola Mocciola a terra, allora palla che finisce sul fondo, Toropu, dietro da Pirino, alza lo sguardo, scambia ancora con il terzino destro numero 5 Toropu, centralmente da capitan Capasso, scambia con Catino, va a terra Capasso, calcio di punizione nella zona mediana nel centrodestra per l'Unione Ferroviari, già battuta, lancio in avanti in diagonale, è partito Antonini, palle per lui, va via Antonini, entra ancora sulla sinistra, poi ancora sul destro, ancora sul sinistro, chiuso poi dal numero 88 Panimolle, può ripartire allora la DLF, che perde palla in uscita, la recupera ancora l'UFR, calcio dal limite della rigore in porta, sfiora il palo il tiro di Catino che ha recuperato palla nella tre quarti offensiva, sbagliato il disimpegno in uscita della formazione ospite, ne ha approfittato, il primo tiro verso lo specchio della porta di questa partita al minuto 8, però sibila fuori dal palo. Allora rilancio lungo di Pelliccioni che sbaglia ancora, può ripartire allora l'UFR un'altra volta. Scambio tra gli esterni, entra in area di rigore, c'è Prato Antonini, cross deviato, calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo del match alla sinistra del portiere Siclari. Sarà per i padroni di casa dell'Unione Ferroviari, che in campionato 16 partite, 19 punti. Il capolavoro ferroviario dopo 13 partite ha racimolato solo una vittoria e due pareggi e a 5 punti. Al ciangolo andrà battuto con il destro ad uscire, profondo sul secondo palo, stacca di testa un giocatore di maglia bianca, palla sul secondo verso Catino con il numero 96, esce dall'area di rigore attaccato da due giocatori della DLF che gliela portano via, palla recupera ancora Catino, va via Pelliccioni, poi scivola ad ottimo Pelliccioni con l'aiuto anche di Iorio, ripiegamento difensivo del numero 96 che gioca attaccante oggi, secondo calcio d'angolo del match, secondo calcio d'angolo a favore dell'Unione Ferroviari dalla bandierina opposta, quindi il destro a rientrare, andrà Catino,
cross forte, mezzo rimedio di rigore con la coscia, cioè era un difensore poi sulla linea, ancora Pelliccioni a dire di no. Può ripartire allora in zona difensiva la DLF con Filoni che si appoggia indietro da Capitan Moro, che scodella il pallone in avanti dove sono solo maglie bianche. Allora può calciare da lontanissimo. De Simone ci ha provato e l'ha mandata alta. Si è vivacizzata la partita in questi primi 10 minuti di gioco, ancora 0-0 nel derby tra Unione Ferrovieri e Dopolavoro Ferroviario Ciampino. Bianco-rosso-blu contro bianco-rosso e blu. Recupera l'ennesimo pallone Catino, può calciare da lontano, ci prova, palla che sibila ancora in diagonale fuori dallo specchio della porta. Siclari che guarda con gli occhi il pallone uscire. Secondo tiro pericoloso di Catino, prima verso un palo e poi verso l'altro, coperto da Siclari. Scambia corto con Pelliccioni, fa salire suoi la formazione di casa, scambia con Cesarei in avanti, ancora verso Cornetta, numero 21, spalla alla porta, si gira, attaccato da due giocatori, il terzo si la porta via ed è ancora Catino con il numero 4, va in avanti, scambio in verticale anticipato però Dionisi da Pelliccioni, lancio in avanti di Pelliccioni sulla fascia destra, c'è il numero 21 Cornetta, il campo è finito, la palla è troppo lontana e allora rimessa laterale già battuta dalla formazione di casa con Mattaroccia che scambia indietro con Pirino, numero 77, va in verticale da Capasso, ancora Mattaroccia in verticale, riesce a trovare Catino con il mancino in avanti per cercare suo fratello Catino, anche lui riesce a recuperare palla in sombrero Cesarei che può partire, lancio in diagonale Filoni, scambia con Di Iorio. Di Iorio va via, poi si dimentica il pallone, Capasso la recupera e scambia ancora con Toropu, può ripartire il terzino numero 5, alza lo sguardo, davanti a lui c'è Mattaroccia, palla per il numero 23 che si gira e va via in un fazzoletto di campo centralmente, può anche provare a calciare, va invece verso Dionisi coperto ancora da Pelliccioni. Allora Filoni, Moro, Cornetta in diagonale, stoppa male il pallone, la recupera per l'ennesima volta Catino, scambia con Cesaretti, l'altro Catino indietro da Mattaroccia, lancio in diagonale, era, aveva tagliato l'esterno Antonini, balla sballata però può ripartire allora ancora una volta la DLF con Castagna chiuso, anzi era D'Ambrosio il numero 16, chiuso, rimessa laterale però sarà per l'UFR, l'ultimo a toccare è proprio D'Ambrosio. Catino dietro per Toropu, Capasso sbaglia la verticale, può recuperare ancora una volta il pallone la DLF con Filoni, scambia indietro da Mocciola, alza lo sguardo, Cornetta si fa vedere, palla sbagliata però può ripartire allora ancora una volta l'UFR, l'ultimo a toccare qui è Cornetta, rimessa per i bianchi. Catino lascia il pallone a Cesaretti, pronto a battere la rimessa tra nella zona mediana del campo, sbaglia lo stop qui Catino, recupera palla allora, si riconsegna di fatto alla DLF con una rimessa laterale battuta ora da Cesarei, va centralmente da Capitan Moro di testa di prima intenzione verso Panimolle, numero 88, alza lo sguardo, serve sulla sinistra Castagna di prima intenzione, bene a cercare D'Ambrosio che non riesce a recuperare il pallone, poi lo si lo tocca per ultimo e quindi rimessa laterale per l'UFR, minuto 14 del primo tempo, sempre 0-0 tra UFR e DLF.
scambiano a centrocampo i Blancos, giocatori in maglia bianca oggi, UFR, e poi si rifugiano verso il portiere Grossi, il numero 33, maglia verde. Toropu, che era salito, cerca davanti lo scambio con Antonini, che arriva. Scambio tra i due, si chiude il triangolo soltanto per pochi istanti, perché il numero 22 della DLF è riuscito a recuperare il pallone. Gaston, numero 22. Ma gioco fermo? È stato un cambio? Nelle file dell'Unione Ferroviari? No, ora rientra in campo Catino. Battuto la rimessa sulla destra, può arrivare al cross Toropu, chiuso, ancora rimessa tra nella zona offensiva per l'UFR. Chiedono, Panimolli ha chiesto l'intervento del VAR, ma c'è un cambio, perché è entrato il numero 25 di Sabantonio per la DLF, adesso vedremo che è uscito al suo posto. Chiuso qui l'azione offensiva della UFR, ma solo per un istante, perché arriva palla Cesaretti, può anche tirare dai 30 metri raso terra con il suo mancino dritto per dritto. Sibila ancora una volta fuori dallo specchio della porta di Siglari, scambia corto con Panimolle. Moro si abbassa e riceve il pallone nella linea dei difensori. Può partire Moro, scambia con Di Sabantonio, poi chiuso qui ancora Moro, può ripartire allora una volta l'UFR. Al limite del rigore fermato da Pelliccioni, che subisce anche fallo. Intervento di Mattaroccia. Sbaglia qui davanti Moro, la recupera allora l'UFR, sbagli individuali tantissimi finora, in uscita soprattutto del dopolavoro ferroviario. Calcio di punizione dai 30 metri per l'Unione Ferroviari. Sul punto di battuta c'è Capasso, c'è Mattaroccia e anche Catino con il suo mancino numero 4. Ora Capasso si allontana dal punto di battuta. Mattaroccia e Catino, conta i passi Catino. Caccia in porta centrale, Siglari non male con i pugni, palla che rimane in gioco e poi spazzata fuori dalla difesa del dopolavoro ferroviario. Rimessa laterale battuta con Toropu, che sbaglia però il passaggio, la misura del passaggio. E allora recupera palla ancora Gaston, rimessa laterale già abbattuta in questo istante, davanti c'è Di Sabantonio e c'è anche Moro, palla proprio per Di Sabantonio, di prima intenzione, bene per D'Ambrosio, può partire in contropiede, 2 contro 2, D'Ambrosio serve in avanti, ancora cornetta, entra in area di rigore, palla troppo in avanti, esce Grossi, allora rimessa laterale, palla che è scomparsa intanto, e rimessa laterale per il dopolavoro ferroviario. Battuta ora da Gaston, poi Sabantonio la prolunga in area di rigore, capisce tutto di Simone, di prima la rispazza fuori, però guadagna campo, guadagna metri il dopolavoro ferroviario. Ancora una rimessa laterale, ancora Gaston sul punto di battuta per Moro, scambiano i due, Gaston può crossare, arriva il cross deviato, può ripartire allora l'UFR con Toropu, scambia con Mattaroccia in avanti, cercare Dionisi che si gira benissimo
e cambia il campo con Catino, è salito Cesaretti sulla sinistra, la palla è per lui in diagonale, liscia l'intervento il numero 2 Cesarei, ma sbaglia lo stop Cesaretti, e allora rimessa laterale per l'Unione Ferroviaria, anzi per la DLF, scusate. C'è un altro cambio per la DLF, esce Di Iorio con il numero 96, adesso vediamo chi entrerà al suo posto. Tato De Rosa, se non sbaglio, il numero 69, uscito 96 ed è entrato un 69. In teoria doveva partire lui come titolare, almeno nelle probabili formazioni. Ed entra dopo 20 minuti. Rimessa laterale. Eccolo subito, De Rosa tocca il suo primo pallone. Bene la sponda. Verso Cornetta che può partire in velocità sulla fascia destra. È scivolata benissimo Pirino. Per la recupera Cornetta. Poi De Rosa, il primo calcio verso la porta della formazione ospite e del nuovo entrato. De Rosa, palla che non esce, deviazione. L'ha tenuta comunque in campo il portiere con il numero 33 e Grossi. Mattaroccia, si sono scambiati gli interni di centrocampo dell'UFR, ora Catino gioca sul centro-sinistra, Mattaroccia sul centro-destra, ancora al centro il capitano con il numero 16 Capasso, Cesaretti, De Simone scambia con il proprio compagno di reparto Pirino, calza lo sguardo, può partire a campo, poi invece serve sulla destra numero 5 Toropu, Antonini. Scambia con Catino, il tacco bene di Catino, ancora per Antonini che va via fallosamente qui fermato. Primo giallo del match nella tre quarti offensiva destra dell'Unione Ferrovieri. Fallo di Panimolle, numero 88 se non vado errato. Sì, è Panimolle, l'autore del fallo, l'autore del primo cartellino giallo al minuto 21 e 15 secondi. Fallonetto, fallo anche intelligente perché era ripartito velocemente l'Unione Ferroviaria in attacco. Il calcio di punizione nella tre quarti offensiva, zona centrodestra. Salgono 4 in area di rigore dell'Unione Ferroviaria, marca uomo la DLF. Cross sul secondo palo, di testa ci arriva Gaston, poi di testa mette fuori Cesare solo per un istante al limite dell'area, il calcio di Mattaroccia che prende per un giocatore della DLF, può ripartire allora a Filoni per Pelliccioni che subisce fallo. Ottimo calcio di punizione qui preso da Pelliccioni per far rifiatare i suoi in uscita nella zona mediana del campo centralmente, ecco il calcio di punizione andrà battuto proprio da Panimolle, finora l'unico ammonito del match. Che scambia con Gaston. Di Sabantonio vuole partire uno contro uno contro Torbu che è nettamente più veloce e gli soffia il pallone. Pirino scambia con De Simone, ripartono allora gli UFR. Indietro da Grossi. In avanti verso Capasso, ancora dietro per Pirino, alza ancora lo sguardo Pirino, invece serve corto ancora Capasso, va verticale da Antonini che si è accentrato, perde il pallone qui Antonini, poi lo recupera in un secondo istante, ancora Pirino, Catino, avvia il numero 4, l'inseguimento di Sabantonio, alza benissimo il pallone verso Antonini che stoppa bene con la testa, zona di destra, entra in area di rigore, può crossarla, si allunga troppo, poi la palla mette comunque in mezzo, forse c'è un tocco di mano di Panimolle in scivolata, l'arbitro farà proseguire sul cross di Catino, iniziativa di Antonini, iniziativa ottima di Catino che ha scodellato il pallone verso il suo compagno sulla fascia destra che è entrato in area, ne ha superato uno, poi cross in mezzo, forse deviazione con il braccio di Panimolle, ma così è sembrata solo dalla nostra impostazione, dalla nostra postazione perché l'arbitro ha lasciato proseguire con il giro palla della DLF con Pelliccioni, si abbassa e riceve Cesarei numero 2,
va in diagonale, l'attacco di cornetta sbagliato, ricomincia l'ora di Simone. Capasso, il capitano, lascia lo sguardo, sbaglia, Di Sabantonio la recupera, poi Moro, l'altro capitano, gira verso il numero 66 Filoni, alza lo sguardo al limite del centrocampo, attaccato da Catino, poi Moro da 30 metri calcia, palla che rimbalza, la blocca senza nessun problema Grossi. Pirino, verticale verso Mattaroccia, poi Catino, scambia ancora con Mattaroccia, superato il centrocampo, Mattaroccia va via in velocità e in dribbling, bella palla per il numero 29, in diagonale con il destro, se l'è divorato Dionisi, ha ciancicato una conclusione semplicissima verso Siglari in diagonale, la palla, non so, credo l'abbia presa con il malleolo, una palla semplicissima, raso terra, prima azione del match divorata dai padroni di casa con Dionisi. Allora può ripartire Cesarei, lancio in avanti a cercare Di Iorio, anzi De Rosa, scusate, centrocampo De Rosa, va centralmente ancora verso capitano Moro, nel cerchio di centrocampo, scambia con Gaston, dietro da Panimolle, cambia ancora con Moro, ancora Panimolle, centrosinistra, si abbassa De Rosa e riceve il pallone, un po' alla Edin Dzeko De Rosa. Mosciola, si torna indietro da Pelliccioni, scambia con Cesarei, alza lo sguardo Cesarei, attaccato da Catino, bella palla in diagonale verso il numero 30 Mosciola, che perde il pallone dell'ottimo attacco del numero 4 Catino, può ripartire allora sulla sinistra Catino, l'altro Catino, il fratello, che poi perde il pallone, attaccato ancora una volta da Panimolle regolarmente, subisce anche fallo Panimolle, cerchio di centrocampo, che chiede anche l'ammonizione. Finora lui è stato l'unico ammonito in questi primi 26 minuti di gioco. Moro, cercare lungo la sponda di De Rosa che arriva in questo momento, arriva verso Cornetta sulla fascia destra, supera bene Cesaretti, il numero 21 può crossare la sua terra, limite di rigore, non c'è nessuno a raccogliere, di testa poi arriva De Simone e può ripartire allora l'UFR in contropiede, meno ci sta provando con Catino, in avanti verso l'altro Catino, scambia ancora con Mattaroccia, diagonale ancora verso Catino, il numero 96 corre, il pallone è troppo lungo, non ci arriva l'esterno sinistro dell'UFR, ancora 0-0, 27 minuti di gioco tra Unione Ferrovieri e Dopolavoro Ferroviario. Invece è molto attesa, un derby, primo derby tra queste due squadre. Queste due squadre di Ferrovieri. Cesarei a battere la rimessa laterale, numero 2, va profonda a cercare la testa di De Rosa. La prolunga verso Cornetta che poi subisce fallo. Allora calcio di punizione alla mediana di destra per l'UFR. Mocciola sul punto di battuta, poi lascia a Cesarei. Lancio in avanti profondissimo dove non c'è nessuno, di testa allora arriva Pirino, può ripartire con Cesaretti, allora l'UFR di prima verso Catino, ancora Catino, Cesare la recupera, ancora Cornetta, anticipato benissimo da Mattaroccia, rimessa laterale già battuta dalla DLF verso Filoni, scambia con Moro, in tre su di lui, Moro va ancora da Filoni che può anche calciare, imbucata verso Cornetta, chiuso ancora al limite dell'area da De Simone, può ripartire il numero 69 che scambia con il 96, troppo lungo il passaggio di De Simone verso Catino, Cesarei, cercare De Rosa con il corpo, la protegge però De Simone, allora Catino sbaglia qui, Catino anticipato da Mocciola che subisce anche fallo nella tre quarti offensiva di destra, allora calcio di punizione per la DLF. Ma
Moro sul punto di battuta in due dentro la di rigore di Sabantonio e De Rosa. Davanti a Moro c'è Filoni che può ricevere il pallone, invece Moro va a lungo, ne salgono altri due. Bella palla di Moro, di testa De Rosa, non ci arriva, anticipato poi sulla ribattuta, arriva il destro di Gaston, palla che termina al lato della porta. Grossi allora sul punto di battuta, rinvia corta, giro palla per Pirino, scambia col compagno di reparto De Simone. Cesaretti, ancora Pirino, Capasso, Toropu, verticale verso Antonini, sbaglia qui Antonini, la recupera Moro che va via anche a Capasso e Antonini in seguito. Ancora Gaston, attaccato regolarmente da Toropu, rimessa laterale per la DLF, già battuta, perde palla però De Rosa, riconquista però la DLF con Panimolle, si dimentica del pallone, si dimentica anche dell'uomo, è già ammonito Panimolle, rabbia del vantaggio e può ripartire sulla destra Antonini, 3 contro 2, esce Pelliccioni su Antonini, rientra sul mancino Antonini, le finte, il cross, bravissimo Pelliccioni in copertura sul cross di Antonini, può ripartire allora la DLF, sbilanciata l'UFR, Gaston lascia in avanti a cercare di Sabantonio, forse è fuori gioco, la bandierina si alza, entra di rigore chiuso dalla coppia Toropu Pirino, rimessa laterale in zona offensiva mancina vicino alla bandierina per la DLF, sbagliata con le mani, ci arriva comunque Filoni che entra di rigore dalla sinistra, chiuso, poi il cross arriva sballato di Sabantonio, di Sabantonio, ringrazia Grossi che può far ripartire i suoi. Minuto 31, ne mancano 9 più recupero al termine di questa prima frazione di gara, ancora 0-0 tra UFR e DLF con De Simone che lancia in avanti, capisce tutto Mocciola, poi retropassaggio dove non c'è nessuno, allora deve uscire dalla propria zona di comfort il portiere Siclari che scambia con Panimolle, Gaston numero 22 scambia ancora indietro con Panimolle, poi scambia ancora con l'esterno sinistro Gaston, una carambola rimessa per il dopolavoro ferroviario di Ciampino. Con le mani Gaston a cercare di Sabantonio, anticipato, poi comunque passa e arriva a De Rosa, di prima intenzione, il lancio era verso D'Ambrosio, chiuso ancora dal solito De Simone. Rimessa ancora sulla fascia di sinistra, all'altezza delle panchine, della panchina ospite. Battuta male da Gaston, ringrazia allora l'UFR che può ripartire in contropiede solo per un istante perché sbaglia ancora Antonini. Moro, tre quarti offensiva di sinistra, gira centralmente da Mocciola che sbaglia lo stop, può ripartire allora con il numero 69 Catino, va via in velocità due giocatori, Catino sulla fascia sinistra, è solo però il numero 96, retta sul destro, bravissimo Mocciola e si guadagna anche la rimessa laterale perché l'ultimo a toccare è Catino. Andrà battuta da Cesarei. In avanti a cercare De Rosa. Con il tacco, palla che torna ancora indietro. Con la spalletta Catino. In avanti ha cercato una verticale. Capasso capisce tutto ancora Panimolle. Serve in diagonale di Sabantonio. Poi Moro. Ancora indietro. Da Gaston. Che va centralmente e si appoggia da Pelliccioni. Poi ancora Cesarei. Gira ancora su Pelliccioni. Panimolle. Moro, di prima ancora verso Panimolle. Siamo già sulla sinistra. Ottimo il giro palla finora della DLF con Gaston che rientra ora sul destro e si appoggia ancora da capitano Moro. Ha toccato tantissimi palloni il capitano. Alza lo sguardo. Sale anche Filoni. Fare ora la punta.
scambia ancora con Pelliccioni. Cesari può correre sulla destra, Pelliccioni lo vede, il cross, il lancio lungo, anzi è sbagliato perché Catino la recupera. Ma posso ripartire la coppia Catino-Catino. Il numero 4 ora sul pallone, lancia con il destro, cercare il numero 96. Con il sinistro rientra su Pelliccioni, Catino calcia! 1-0. Bellissimo il gol dell'Unione Ferrovieri con la coppia Catino-Catino. Sul pallone il numero 4 ha scodellato in avanti sulla sinistra per il numero 96 che è rientrato sul destro a Pelliccioni a giro sotto la traversa, non può arrivarci Siclari. Allora dopo 34, quasi 35 minuti di gioco si sblocca il derby, la sblocca l'Unione Ferrovieri con il gol del numero 96 Catino. Cinque minuti al termine del primo tempo, la sbloccata Catino, la partita finora chiusa, povera anche di emozioni, ma era ripartita a centrocampo il numero 4 che ha servito in diagonale, proprio il numero 96 Catino che è rientrato sulla sinistra con il destro, superato finora un ottimo Pelliccioni e a giro ha calciato centralmente ma sotto la traversa, Siclari si è allungato con le mani ma non è potuto arrivarci. Allora, lancio in avanti di Cesare, in area di gol, cercare la sponda di De Rosa, che è più un tiro con la testa, un accompagnamento verso Grossi, che ringrazia e serve Pirino. Ora Antonini, scambia con Toropu, e andrà ancora verso Pirino, alza lo sguardo, Pirino può partire perché è a campo, scambia ancora con Catino che sbaglia, e può ripartire De Rosa, può anche calciare dalla lunetta, calcia De Rosa, sballato. Grossi allora sul punto di battuta per battere con tutta la calma del mondo perché sa perché questo primo tempo sta per terminare. Scambia corta ancora con De Simone. Si va a vedere in diagonale Catino. Di Simone ora alza lo sguardo e serve l'altro che è il numero 4. Indietro da Pirino. Toropu. Lanci davanti a cercare Antolini. Non ci arriva Antolini. Chiuso da Gaston solo per un istante. Poi lancio in avanti. Pelliccioni con l'attacco ci arriva e poi in mezzo a sfuribilità la regala ancora a Catino. Chiude qui Cesare che scivola anche a terra. Palla ancora buona. Si può continuare? Invece no, perché subisce fallo Cesare. Dice non l'ha toccato Catino all'arbitro. Diego Catino, l'autore del gol dell'1-0 finora. Pelliccioni. Scambia con Panimolle. Ancora su Gaston. Lancio in avanti sbagliato, capisce tutto Mattaroccia. Può far ripartire i suoi solo per un istante. Mocciola. La porta via Catino. Poi di Sabantonio. In avanti a cercare Filoni che non ci arriva ma ci arriva De Rosa in avanti ancora verso Filoni, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco visto anche dalla nostra postazione di Filoni numero 66. Allora Pirino scambia con Toropu, Capasso, Mattaroccia scambia con Catino di sinistra di prima in verticale, la carambola favorisce ancora l'UFR. Scambia sulla sinistra con Cesaretti, è salito il terzino, stoppa bene il pallone, Cesaretti crossa, in rigore buono, di testa ci è arrivato Dionisi, portiere battuto, un'azione che sembrava essere terminata, diventata buona, la disponibilità di Cesaretti che ha messo un cross perfetto per l'inserimento di testa di Dionisi, ma palla fuori, Cesare di petto De Simone può far ripartire i suoi, allora Capasso, ancora Dionisi, scambia con Capasso, verticale ancora verso Dionisi, lascia Catino che va sul destro, ancora ne supera uno, è Panimolle, essere stato superato da Catino, poi scambia con Toropu, la tiene in campo Toropu,
Ancora Cadino, viene dietro da Capasso, scambia ancora il numero 4 con Capasso, poi Mattaroccia può anche provare a calciare, gioca molto bene l'UFR, forse troppo al limite del rigore, infatti perde il pallone in uscita e subisce anche fallo. Numero 22 Gaston aveva recuperato il pallone proprio sulla lunetta dell'area di rigore, ma tutto subito verso di Sabantonio, che però rientra perché non ci sono nessuno dei suoi davanti da servire con Panimolle. Palla sbagliata, può ripartire ancora Catino. Antonini, palla per lui, forse troppo lunga, in anticipo va Pelliccioni. Finta di Pelliccioni di servire il portiere, va andare sul centro sinistra. Pelliccioni poi sbaglia il passaggio semplice verso di Sabantonio. Catino alza il pallone, bellissimo, a cercare Dionisi, non ci arriva, palla che si alza, poi di testa ci arriva ancora verso l'altro Catino, che può calciare con il destro anticipato all'ultimo da Cesarei. Poi può ripartire ancora una volta l'Unione Ferroviaria, non riesce a uscire la DLF, calcio di Catino con il numero 4, con il destro di collo fuori, arbitro tra neanche un minuto di recupero. Allora ricapitoliamo il parziale in questi primi 40 minuti, UFR 1, DLF 0, ha segnato con il numero 96 Catino.
Rientrano in campo le squadre, Unione Ferrovieri e dopo lavoro Ferroviario Ciampino sul parziale di 1-0 per Unione Ferrovieri, il gol di Lorenzo Catino numero 96. Entrano con due cambi, l'Unione Ferrovieri è entrato Rotondo con il numero 10 ed è entrato Alteri con il numero 17 al posto del numero 29 Dionisi, la punta. Ora Alteri andrà a fare l'attaccante, vediamo dove si posiziona Rotondo, è andato a fare il difensore centrale, il numero 10. Si riparte con il tocco di Diego Catino, scambio a centrocampo con Capasso, attaccherà ora da sinistra verso destra l'UFR e risponde da destra verso sinistra il dopolavoro ferroviario, la DLF con Di Iorio che è rientrato in campo, controfallo fischiato a Di Iorio che ora è andato a fare l'esterno sinistro, è uscito Gaston. Catino scambia con il numero 22 Antonini, recupero palla di Sabantonio, cioè in avanti, sbagliato, capisce l'ora Rotondo, può ripartire con Toropu, in avanti per la palla per Antonini, verticale, poi scambia con Catino con il tacco, palla che torna ancora a Catino, al limite della rigore con il mancino, va centralmente da Mattaroccia, poi Lorenzo Catino alza il pallone in area di rigore, ci arriva solo Di Sabantonio, può far ripartire i suoi, arriva in soccorso Di Iorio, anzi De Rosa, scambia con Filoni in avanti verso Cornetta, è entrato con un altro piglio in campo la DLF, molto veloce il giro palla offensivo con il capitano, lancia subito in avanti al posto di De Simone, intanto è entrato Rotondo che recupera ora il pallone, scambia con Cesaretti, forse il campo è finito, infatti così, rimessa allora laterale per la DLF. Moro, capitano chiuso da Cesaretti, può ripartire allora Capasso, verticale da Catino. Antonini gira subito sull'esterno perché è salito sulla fascia a Toropu, sta per avanti il pallone, scambia ancora, tocca dietro, benissimo il UFR in zona di costruzione, Toropu entra in area di rigore, può crossare con il destro, Rasoterra si appoggia in dietro, palla che arriva e poi dal limite dell'area ci ha provato Mattaroccia con numero 23, fuori. Panimolle con il mancino, rilancio a cercare di Sabantonio, stoppa bene con la coscia Sabantonio, poi un rimpallo lo favorisce ancora una volta De Rosa, l'ultimo a toccare è capitano Capasso, palla che però torna ancora tra i piedi dell'altro capitano Moro, lancia in avanti, non c'è nessuno con la maglia blu a ricevere il pallone, palla allora a Grossi che si appoggia sulla destra a Toropu, iniziata da 5 minuti il secondo tempo. Catino scambia con Antonini, retta sul mancino, centralmente si appoggia da Mattaroccia, alza il pallone sull'altra fascia, era salito Cesaretti, svirgola e scivola Cesaretti la recupera, poi Cesare lo spinge regolarmente e recupera la sfera, il numero 2 va in verticale dove non c'è nessuno, allora può ricevere indisturbato Rotondo che gira su Pirino, può salire il numero 77. Cercare Mattaroccia che sbaglia, può ripartire in contropiede allora per un istante solo, la DLF regolarmente fermato, Filoni può ripartire allora Mattaroccia, lancia in avanti in area di rigore a cercare Catino con il mancino in diagonale, cercando ancora la Francesco Totti contro la Sampdoria, però non in diagonale, dritto per dritto, paga rimbalzato di prima con il mancino di collo, non ha trovato la porta. Riparte allora Pelliccioni, si è messo anche i guanti, tanto freddo qui a Giardinetti, scambia con Cesarei in avanti, palla che non arriva però a destinazione, può ripartire ancora in avanti l'UFR, la verticale di Capasso non arriva tra i piedi di Alteri, poi la recupera ancora Capasso, zona destra del campo, scambia con
staccatino. Bene per Antonini, può crossare, bella palla in verticale verso Alteri, che la crossa la sua terra in dietro, in diagonale all'altezza del dischetto, l'ha coperta benissimo per ripartire Di Iorio. Scambia con Sabantonio, poi Filoni, Moro in uscita bene qui a DLF, Cesarei scambia ancora con Capitan Moro, ancora Cesarei, il velo di Cornetta favorisce Filoni, cambia gioco sulla sinistra, bella palla per Di Sabantonio che può puntare, ancora Di Sabantonio, il cross in area di rigore, arriva Cornetta verso la porta, eccolo il primo tiro verso la porta di Grossi che la blocca, però si era girato molto bene Cornetta di prima intenzione, in mezza sforbiciata con il piede destro puntato a terra e con il sinistro verso la porta, trovato però un tiro debole, bloccata senza nessun problema Grossi, può ripartire allora l'UFR che scambia tra i propri centrali, ora Pirino, anzi scusa, Rotondo gira verso Catino che può girare verso la sinistra, 4 contro 3, Mattaroccia scambia con Cesaretti, al limite cross a raso terra, bellissimo il cross, bellissimo anche l'intervento di Panimolle, calcio d'angolo, primo calcio d'angolo in questo secondo tempo, terzo a favore dell'UFR che andrà a battere con Catino alla sinistra di Siclari, il calcio d'angolo al minuto 46. Catino con il destro a rientrare, ne salgono 4 in area di rigore, si abbracciano anche sul secondo palo dove non c'è nessuno, la sfiora Di Iorio, presa Bantonio fuori dal campo addirittura, palla che arriva verso la nostra postazione, la rimessa laterale in zona offensiva per l'UFR. Toro può aspetta che gli recapitano un pallone giocabile. Il cross con il mancino di Toro, una di rigore dove non c'è nessuno, di testa ci arriva Panimolle, poi ci arriva Catino dall'altra parte, siamo sulla sinistra, può anche crossare da lì Catino, punta Pelliccioni sulla bandierina, si appoggia sulla destra, arriva il passaggio al limite verso Mattaroccia, dentro l'area di rigore, scambio tra Mattaroccia e Catino, bene Catino con il tunnel e poi calcia da lontano, arriva Siglari che sempre con difficoltà però riesce a bloccarla questa volta. Poi lancia il pallone, arriva di testa De Rosa, sponda però verso nessun compagno. Toropu, Antonini va sul mancino, bella palla ancora verso il numero 17 Alteri e rientra su Mosciola, in area di rigore il cross, perde palla ma subisce fallo Alteri. Allora calcio di punizione dalla destra, la zona della bandierina su per giù, in due sul punto di battuta sia Antonini che Capasso, tre in area di rigore, due al limite, anche Capasso si allontana dal punto di battuta, c'è Antonini con il mancino che può anche tentare la conclusione, due sulla barriera che sono Di Sabantonio e Panimolle, non si sono due Siclari. Ora va Antonini che può anche calciare da lì con il sinistro a rientrare. Va Antonini verso la porta, Siclari la blocca. Ma attenzione, accenno di rissa tra Pirino e De Rosa. Che presumibilmente verranno ammoniti al direttore di gara che li richiama. Infatti è così, ammoniti entrambi, sia De Rosa
anche Pirino, l'attaccante della DLF e il difensore centrale dell'UFR. Mentre chiama un cambio la DLF, che verrà effettuato in questo momento, esce Mocciola con il numero 30. Vediamo chi entrerà al suo posto. Cambia anche il modulo per la DLF, mentre si è già ricominciato a giocare ed è entrato il numero 22 per la DLF. È rientrato Gaston. Giro palla del UFR. Toropu. Bella palla di Catino a cercare Antonini. Il rimbalzo lo favorisce. In verticale a cercare Alteri, che è chiuso da Pelliccioni. Sto bene il pallone. L'uomo va a Antonini e a Alteri, che commette anche fallo su Pelliccioni. Ora va a Panimolle. Gira su Pelliccioni. Va da Cesarei. In avanti a cercare Moro. Sbaglia lo stop. E recupera il pallone Cesaretti, che è pronto a battere la rimessa laterale in zona offensiva di sinistra. Va da Capasso. Poi Catino. Esce ancora a passare. Serve ancora Cesaretti. Di prima può crossare. Crossa a mezza altezza con il petto. Cesarei e poi la mette fuori Pelliccioni, ancora rimessa laterale, ancora a battere Cesaretti nella zona del calcio d'angolo corto. La rincorsa andrà a profondo Cesaretti, così in area di rigore ci arriva, anticipato però da De Rosa, un giocatore in maglia bianca. Ripartito di Sabantonio, la busta di Sabantonio e poi perde il pallone e subisce anche fallo qui Capasso proprio su di Sabantonio. Chiede scusa il numero 25. Posizione battuta, Catino. Scambia con Toropu. Finta di cross, va su Antonini, poi scambia ancora con Toropu. Entra in area di rigore, va giù, poi si rialza e cross in area di rigore. Sul secondo palo arriva Cesaretti, la parata e poi... poi fuori gioco. Addirittura fuori gioco. Mentre sono pronti altri due cambi per l'UFR. Scambiano i centrali della DLF. Poi si abbassa Di Sabantonio, riceve il pallone. Ancora Panimolle poi. Di Sabantonio tra le linee. Cercare i filoni. Gaston di prima per Di Iorio, che perde il pallone. Capasso si appoggia ancora a Pilone, anzi Catino, verso Toropu, troppo lungo il passaggio verso l'esterno numero 5, minuto 55, iniziato da un quarto d'ora il secondo tempo, mentre sono pronti i doppi cambi, il doppio cambio per l'UFR, vediamo chi uscirà. Esce il numero 3 Cesaretti e il numero 22 Antonini. Mentre viene battuta la rimessa laterale. Adesso vediamo chi sono entrati. Mentre Antonini non è uscito, andando a fare il terzino sinistro al posto di Cesaretti. È entrato il numero 15, Ruggeri, per l'UFR.
e il numero 21 Bazzichi. Antonini riesce a passare. Ancora Antonini al limite, può anche provare. Stemma proprio con Bazzichi, che calcio in porta, fuori. Ma fuori qua. Palla con di Sabba Antonio. Palla che è stata a centrocampo, ci arriva a Capasso, gira palla tra i propri difensori centrali. Palla che però favorisce loro, un giocatore della Fiorentina di rigore, è Cornetta, entra sul destro, calcia la deviazione provvidenziale qui di Pirino, che ha fatto una parata vera e propria, dove Cornetta subisce anche fallo in uscita della UFR, ma qui ha sbagliato il passaggio a centrocampo l'UFR, ha recuperato al volo subito il pallone Moro, che ha verticalizzato verso Cornetta, che è rientrato sul destro dalla stessa posizione del gol del 1-0 di Catino in destro, però si è infranto sui piedi di Pirino, che ha fatto un ottimo intervento in uscita, poi recupera ancora palla Catino, il numero 4, per partire in verticale, chiuso da Panimolle, poi ancora Catino, cerca e trova Antonini, chiuso, ancora Catino ci arriva su ogni pallone, anzi era Altei ad essere stato chiuso. Salirebbe così facendo a 21 punti, a 22 punti l'UFR rimarrebbe a 5 soli punti dopo 14 partite, la DLF che però non molla, riparte ancora in uscita con Di Sabba Antonio, verticale in avanti a cercare Filoni, palla che arriva però tra i piedi ancora di Pirino, in avanti ancora verso Capasso, gira palla Catino, scusate. Ottimo intervento di Cesare che può ripartire, scambio a centrocampo perché si è abbassato De Rosa, verticale da Filoni, poi Gaston sulla fascia sinistra, si appoggia di Sabba Antonio, minuto 60, ne mancano 20 più recuperi, Sabba Antonio chiuso, rimessa laterale per la DLF. Gira ancora da Panimolle, che fa salire i suoi, fa salire con il pallone Pelliccioni, che poi lancia lunghissimo a cercare Filoni, chiuso, arriva Di Gioio sul pallone, poi Cornetta in cespica, recupera il pallone, Cornetta sulla destra, si appoggia da Capitan Moro, anche non look di Cornetta qui, Moro sbaglia poi lo stop Di Gioio. Rimessa battuta da Antonini, che va in dietro da Pirino. Capasso gira sulla destra a cercare Torupu, stoppa bene il pallone e sale il terzino numero 5. Bella palla in avanti a cercare con il numero 21 Bazzichi, esce però Siglari la fa sua, poi già Panimolle, De Rosa sbaglia in uscita, può recuperare ancora palla Bazzichi che supera Pelliccioni con un tunnel, con un somberro ci arriva poi Pelliccioni con la zampata decisiva. De Rosa ancora, verticale anticipato, tutti e tre i giocatori che erano andati sul pallone. Filoni, Di Sabba Antonio, a centrocampo ancora verso De Rosa, stoppa il pallone verso Cesari che lancia in diagonale, Capitan Moro, campo finito. Antonini, rimessa verso Mattaroccia, altro sombrero e perde il pallone però Mattaroccia, la recupera allora il capitano Moro, Moro uno contro tutti, anzi era Castagna, era Cornetta scusate, e subisce anche fallo.
sul punto di battuta. Tre giocatori. Filoni, Panimolle ora si allontana e Capitan Moro che prende la rincorsa più lontana. Infatti lascia il pallone di Filoni proprio al capitano Moro con il numero 10. Va Moro direttamente in porta, prende in pieno la barriera, palla che comunque arriva ancora la disponibilità di Moro. Alza il pallone, verso di Sabantonio, che può calciare! Fuori, in diagonale, ma tutto fermo perché ancora fuori gioco. Fatto sta che se l'ha divorato di Sabantonio la possibilità del pareggio, che poi sarebbe stato comunque annullato perché era in fuori gioco di Sabantonio. Minuto 63, 17 minuti più... recupero al termine di questo derby tra Unione Ferroviaria e dopolavoro Ferroviario Ciampino. 1-0 per l'Unione Ferroviaria, la sbloccata, un ottimo tiro a giro Lorenzo Catino. Bazzi che copre il pallone, si appoggia indietro ancora da Diego Catino, poi Toro Pu, ancora Bazzi che di testa a cercare Ruggeri, perde il pallone sull'intervento di Pelliccioni, poi tocco di mano di Ruggeri, può ripartire allora Gaston, cercare Filoni che si appoggia a Di Iorio che non sa che fare con il pallone, infatti perde l'ennesimo pallone della sua partita e riparte in contropiede sulla sinistra con Catino, poi scambia con Bazzichi che calcia, anzi era Alteri a scambiare con Bazzichi e però fuori gioco ancora una volta. De Rosa, Filoni, subisce palla al centrocampo, chiede scusa a Capitan Capasso, ancora De Rosa, perde palla, recupera ancora l'ennesimo pallone della sua partita Capasso, può ripartire, si distende sulla sinistra dove c'è Antonini, ancora Antonini, punta e supera l'uomo sul mancino, può anche tirare da lì in diagonale, cross in mezzo, deviato, ci arriva Sigari e la fa sua. Sì, che arriva corto da Pelliccioni. Moro. Cesarei. Ancora Pelliccioni. Panimolle. Si va a vedere Filoni che sbaglia il retropassaggio. Allora Catino non riesce a passare a Panimolle, sarebbe stato tutto solo davanti al portiere, ma Panimolle gli ha detto di no. Lancio di Cesarei a cercare l'arrivo di De Rosa che sto parpionando il pallone perfettamente, poi l'intervento di Rotondo in rimessa laterale, minuto 66. C'è un cambio per l'UFR, anche se non c'è nessuno. Ora si avvicina qualcuno forse per entrare con tutta la calma del mondo. Tre cambi addirittura pronti per l'UFR. Doppio cambio tra il numero 8 Margiotti e il numero 7 Valentino. Calcio d'angolo per la DLF che comunque ci prova. Battuto corto,
ancora verso Moro con il sinistro, può calciare, lui che è un destro, rientra infatti sul suo piede e perde il pallone. Può ripartire allora in contropiede l'UFR, 3 contro 3, perde il pallone anche l'UFR, la recupera, allora di Alessio, regala ancora una volta il pallone però stoppato con un braccio da Catino. Entrati intanto Margiotti e Valentini per DLF. Va Moro, Morbi nell'area di rigore, mette fuori un difensore, palla che arriva, la disponibilità del numero 21 Cornetta, non si è mai visto in questo secondo tempo. Cesarei va da Filoni, poi Pelliccioni, bella palla in avanti, è buona la posizione di De Rosa che non crede di arrivarci sul pallone e infatti la palla arriva a Grossi, minuto 68. Scambiano Pirino con Toropu, poi Ruggeri spara alla porta, riesce a girarsi, subisce anche fallo, fallo di Sabantonio in concomitanza con Gaston, falloni hanno fatto in due. Valentini lancio in avanti, stoppa male il pallone Pirino, anzi Catino, Gaston dalla rimessa, stop di petto, spalla alla porta, riesce a girarsi solo per un istante, poi recupera il pallone Filoni, poi subisce anche fallo. Batte Moro in area di rigore, ci arriva Di Sabantonio, palla che passa, fallo in attacco. Batte corto rotondo verso Antonini. In avanti ancora. Scambia con Catino. La verticale per Ruggeri. Palla buona per Ruggeri. Ruggeri contro Gaston non passa. Poi ci arriva ancora Ruggeri chiuso e commette anche fallo. De Rosa sul punto di battuta. Poi avanza De Rosa con il pallone in mezzo ai piedi. Si deve ribattere il calcio di punizione. Andrà a Pelliccioni. Continua a calare il freddo qui. Batte Pelliccioni questo calcio di punizione. Corto da Moro. Filoni. Panimolle in avanti a cercare De Rosa. La palla è buona. Troppo. Però in avanti ci arriva ancora Grossi. In uscita. Corta da Valentini con il numero 7. Entrato da poco. Posto di Pirino. Toropu in avanti, palla che passa Ruggeri, non ci arriva, però ci arriva Pelliccioni, subisce anche fallo qui Pelliccioni, fallo di Ruggeri. Che di mestiere prende un ottimo calcio di punizione, era chiuso qui Pelliccioni. Panimolle di Sabantonio, va via benissimo di Sabantonio a Valentini, poi scambia con Filoni, anticipato ancora Toropu, bravo Toropu. Gaston in avanti ancora Toropu, De Rosa ci arriva, in avanti è buona per Filoni, c'è Valentini in copertura, numero 7, carambola, favorisce il giocatore del DLF. Allora rimessa della linea in zona offensiva,
di Sabba Antonio va centralmente da cornetta, riesce a girarsi in qualche modo, forse un tocco di mano, Moro poi in avanti, questo sì che è colpo di mano, l'arbitro fa proseguire il vantaggio, 4 contro 4, Catino va via nella velocità, Catino sulla fascia destra c'è Toro, Bucatino cambia gioco male però, c'è Pelliccioni e Siglari in copertura, esce il portiere, la fa sua. Pani molle di Sabba Antonio, Moro scambia con Cesare, ancora Moro, palla troppo lunga, Rotondo arriva sul pallone, scambia con Valentini, può ripartire allora l'UFR in zona offensiva, scambia ancora con il numero 22 Antonini che può salire e partire. Ci arriva Alteri, scambia ancora con Valentini, rientra e torna in dietro Valentini, da capitan che calcia il capitano di deviazione, palla che arriva in qualche modo a Sigli, sempre con un brivido, capitan Capasso ci aveva provato. Sigli arriva a corto da Panimolle, Pelliccioni in avanti, capisce tutto il numero 23 Mattaroscia, poi Catino entra in area di rigore, chiuso ancora da Pelliccioni, entra ancora sul destro Catino, al limite c'è Margiotti che prova una conclusione che non arriva da nessuna parte e subisce anche fallo in uscita Pelliccioni. Mezzo è già battuto, ma c'è ancora un giocatore a terra. C'è il VAR. Non si sa per quale intervento. Dopo il consulto del VAR è deciso che è colpo con il petto, allora non è calcio di rigore per la DLF che ci ha provato a chiederlo, giustamente lecito, ma il tocco era nettamente con il petto, ora può ripartire. 4 minuti al termine con De Rosa in avanti, tutti De Rosa contro tutti, riesce a superare anche due giocatori, poi Valentini al terzo e può recuperare ancora il controllo e può ripartire l'UFR. Scambia con il numero 23 Mattaroscia che può partire in avanti la verticale verso Bazzichi che viene chiuso da Panimolle.
per Leccioni. Gaston. Andare via Gaston, va in velocità. Ruggeri non lo tiene. Allora Ruggeri, ancora Gaston, va sul l'auto di sinistra, scambia centralmente da Filoni che scivola a terra da solo, chiedendo anche il calcio di punizione. Catino, lancio sulla sinistra, stoppa benissimo il pallone Alteri, che poi però perde la sfera. Moro, Filoni, può anche calciare da lì, dai 30 metri. Prende con la mano il pallone Catino, calcio di punizione dai 30 metri. Moro sul punto di battuta, punizione dalla stessa mattonella della, di quella in precedente in cui Moro è riuscito a prendere la barriera. Allora va, c'è anche Gaston. Anzi no, perché Gaston è al limite dell'area. Va comunque Moro, prende però un suo giocatore. Calcio della sedere a Moro, può ripartire il contropiede con Toropo. Allora dell'UFR, in velocità è velocissimo Toropo. C'è solo Pelliccioni da superare, Pelliccioni riesce a recuperare il pallone, attaccato ancora da Toropo, subisce anche fallo Pelliccioni, sempre il migliore dei suoi Pelliccioni, se c'è un migliore nella DLF è di sicuro il numero 5, Pelliccioni. Di Sabantonio, scambia con Gaston. Moro. Siamo al centrocampo. Un minuto al termine più recupero. Credo che il recupero sarà abbastanza sostanzioso perché c'è stato bisogno dell'intervento del VAR. Può ripartire allora l'UFR con Antonini. Lancio in avanti a cercare Bazzichi, troppo lungo. Ci arriva allora Siclari alla fa sua. Scambia con Panimolle. Di Sabantonio. Cambia con Catino. Poi Antonini. Va via, gioco di prestigio mentre due giocatori. Supera anche il terzo. Palla in avanti. Verso Alteri. Alteri, Alteri. La parata ribattuta. Ancora parata di Siclari. Se l'è divorato Alteri. Anzi, era Bazzichi. Di Sabantonio. Cambia con Cesari. Lascio in avanti. A cercare i Filoni. Aggancia bene il pallone, poi chiuso. Ancora da Toropo. Poi di testa, forse con la mano. Ci arriva comunque De Rosa. Il cross. Rimessa laterale. Il tempo è finito in realtà perché siamo già all'ottantesimo. L'arbitro ancora non ha segnato i minuti di recupero. Controfallo segnalato ancora alla DLF. Lancio altissimo, riesce a stopparla comunque Alteri. Poi la recupera ancora De Rosa, che può anche calciare. De Rosa contro tutti per l'ennesima volta, infatti perde il pallone. Può ripartire Catino, può salire Ruggeri sulla destra. Catino lo vuole servire, lo serve in questo momento. Scambia con Margiotti, poi ancora Toropu. Ruggeri, ancora Toropu. Gaston, ci arriva con il numero 23 Mattarocci a recuperare. Poi Ruggeri entra in area di rigore. Ruggeri la tocca per Catino che non riesce a concludere, poi la spazza il più lontano possibile. Gaston, 3 minuti di recupero segnalati dall'arbitro. Intanto
Quindi mancheranno 180 secondi al termine di questo derby che finora sta decretando la vincitrice in maglia bianca OFR per 1-0. Rischia qui in uscita la DLF con Di Iorio che subisce fallo. Mentre rimane a terra un giocatore dell'UFR contrastato proprio da Di Iorio. Pelliccioni. Ancora Moro che si abbassa, riceve il pallone, lancio in avanti a cercare De Rosa e questa volta è buona De Rosa perché stoppa bene il pallone in diagonale con il mancino, rientra sul destro chiuso da Rotondo. Calcio d'angolo, allora forse una delle ultime azioni del match, calcio d'angolo per la DLF, anzi è rimessa. Gaston sul punto di battuta. Si appoggia a De Rosa. Indietro da Moro. Chiuso da Bazzichi. Moro la rimette al centro in area di rigore dove non c'è nessuno. Ultima azione disperata in offensiva per la DLF. La blocca Grossi, può far ripartire i suoi con il Rotondo, la gira corta l'estremo difensore verso il numero 10, poi Antonini può ripartire, sbaglia le verticali Antonini, attenzione nessuno si muove, tutti fermi erano, la recupera ancora Moro, bene qui Rotondo ad allontanare il pericolo sui piedi di Cornetta. Ancora Moro, Sane Palimolle, palle per lui, sbaglia in verticale, ottimo Ruggeri qui in verticale, serve Bazzi con il attacco, poi Catino, solo Catino, serve ancora sulla destra Ruggeri, è salito Ruggeri, numero 15, può anche crossare da lì, alza lo sguardo, mette forse il pallone in mezzo, invece rientra sul sinistro, chiuso, Pelliccioni senza fallo, e può ripartire di Sab Antonio. Cambia gioco, serve Moro anticipato, va da solo Antonini, entra in area di rigore Antonini, poi viene chiuso dall'altro numero 22 Gaston, Moro chiuso da Catino, Mattaroccia, l'arbitro dice che la partita si può concludere qui e dopo 83 minuti il derby lo vince Unione Ferroviaria. Ribadiamo il risultato finale. Unione Ferroviaria 1, dopo lavoro Ferroviario Ciampino 0, con il grazie al gol di Lorenzo Catino a 5 minuti dal termine del primo tempo. L'UFR che sale a 22 punti, rimane a 5. La DLF.